Allora, buongiorno a tutti, grazie di essere qui, vi ringrazio anch'io. Questo è un altro anno del passato, il 2016, è stato un anno abbastanza particolare, è stato un anno di gioie ma anche di tanti dolori. Abbiamo perso una delle persone più importanti che avevamo nel movimento, è stato un anno in cui alcuni di noi hanno fatto degli errori, e quegli errori sono diventati un'occasione per i nostri detrattori per attaccarci, ma è stato anche l'anno della speranza. Io vi dico la verità, la sera prima del referendum ero convinto che vincesse il sì. Sentivo gente per strada che mi diceva: no, ma noi andiamo a votare sì perché Renzi ci ha detto, Renzi ci ha detto, Renzi ci ha detto. Non ero convinto che vincesse il no, non eravamo convintissimi, però abbiamo lottato fino alla fine. Loro avevano 10 milioni di euro, noi avevamo qualche decina di migliaia di euro per la campagna. Loro avevano tutti i TG e noi avevamo la rete, loro avevano le grandi multinazionali, i grandi gruppi industriali, noi avevamo le piazze. Ci abbiamo provato fino alla fine anche alla cieca, perché noi non paghiamo sondaggi, non commissioniamo sondaggi, quindi non sapevamo di preciso come stesse andando il flusso elettorale. Leggevamo i sondaggi della TV, alcuni davano avanti il sì, altri davano avanti il no, il testa a testa. Però ancora una volta i cittadini italiani hanno fatto il miracolo. Quella mattina si sono svegliati e sono andati a votare perché per loro era importante proteggere la Costituzione da questa gente che ha rappresentato e rappresenta l'arroganza al potere, no? Quella che abbiamo conosciuto in tanti anni anche su questo territorio, di destra e di sinistra, l'arroganza al potere, quella che ti chiama il giorno prima delle elezioni e che scompare il giorno dopo le elezioni. Quante volte l'abbiamo visto succedere? È stato un anno in cui, nonostante noi corressimo con una lista e loro con tante coalizioni, abbiamo vinto in tantissime città importanti, tra cui Roma e Torino, e per questo ce la dovranno far pagare. Noi non ci possiamo permettere di fare errori, perché ogni errore nostro diventa la prima notizia di tutti i TG italiani. Lo stesso errore loro, se non più grave, fatto anche in malafede, è un trafiletto in 22esima pagina dell'ultimo giornale italiano per tiratura di copie, e lo avete visto in questi giorni. Quanti italiani sanno che il braccio destro di Renzi, ministro dello sport Luca Lotti, è indagato perché c'è una questione legata alle aziende del padre di Renzi? È indagato addirittura il comandante generale dei Carabinieri, speriamo che venga prosciolto, perché per noi è il vertice di un'istituzione importantissima italiana. Ma in questa inchiesta quanti ne hanno parlato? E invece di tante altre se ne parla quando vogliono loro e come vogliono loro. Perché vi sto dicendo questo? Perché io non penso più, e non ho mai pensato, ma rigetto sempre quella narrazione: ma gli italiani si fanno fregare da questi politici. È finita sta storia, il referendum è finito 60-40 per il no, abbiamo battuto loro tantissime volte alle amministrative, e questo è l'anno nostro, il 2017. Per quanto noi siamo scaramantici, il 17 non è che ci dia tanti incoraggiamenti, ma questo è il nostro anno. Lì c'è una persona, quello con gli occhiali, vedete, si chiama Angelo Iasevoli, è uno dei primi attivisti con cui abbiamo aperto il meetup qui a Pomigliano. Lui adesso lavora a Londra come programmatore. Nel 2017 due sono le cose: o vinciamo noi e torna Angelo, oppure vincono loro e vado da Angelo. Queste sono le due opportunità, non c'è nient'altro, non ci sono altre opportunità. Proveremo a portarli a votare il prima possibile, anche se non vogliono andarci, lo sapete, hanno creato... Noi eravamo contentissimi la notte del 4 dicembre, avevamo vinto il referendum, due giorni dopo ci siamo ritrovati un altro Presidente del Consiglio che era l'avatar di quello di prima, la controfigura di quello di prima. Proveranno a restare lì il più possibile, ma la differenza non lo fa quanto loro decidano di andare a votare e quando vogliano andare a votare. La differenza la facciamo tutti quanti noi. Perché più il Movimento 5 Stelle guadagnerà consensi, più loro saranno terrorizzati da restare in Parlamento, perché sanno che devono giocarsi un'opportunità di poterci battere ancora e restare al potere. Più il Movimento 5 Stelle farà sentire la propria pressione politica pacificamente, più i cittadini lo faranno, più loro saranno tentati di andare a votare per provare a non perdere tutto nel 2018. Perché una cosa è chiara: se restano lì un altro anno, di certo questi signori saranno condannati a percentuali da prefisso telefonico, perché il primo atto di questo governo è stato sbloccare 20 miliardi di euro per salvare le banche, dopo che per 2 anni ci avevano detto che non avevano i soldi per il reddito di cittadinanza, per la sanità, per le scuole, per le ristrutturazioni edilizie. Quante volte ci hanno detto non ci sono soldi? Mercoledì
Con 2 ore di lavoro alla Camera hanno sbloccato dal nulla 20 miliardi di euro. Ci servivano 17 miliardi di euro per il reddito di cittadinanza. Ci servivano 6 miliardi di euro per rilanciare la tassazione sulle imprese e quindi abbassarla, aiutare le piccole e medie imprese per un primo passo. È stato sempre detto che i soldi non ci fossero. Adesso, siccome devono salvare Monte dei Paschi di Siena, che è la banca dove ci sono i segreti della sinistra italiana, perché lì dentro, in quella banca, hanno utilizzato i soldi per finanziare gli amici degli amici, le imprese, le partecipate, i comuni, siccome devono salvare quella banca, perché se fallisce vengono fuori tutti i loro segreti, i soldi escono dal nulla. Anche noi siamo per il salvataggio bancario, non vogliamo assolutamente far perdere i soldi ai correntisti. Ma se gli italiani devono mettere soldi in quella banca diventa degli italiani. Non è che regaliamo soldi a qualche manager che l'ha massacrata in questi anni. Quindi io penso questo, abbiamo davanti i prossimi 3 mesi, gennaio sarà importantissimo, c'è una sentenza importante della Corte Costituzionale sul Jobs Act, forse sarà ancora una volta la Corte Costituzionale a smantellare questo provvedimento vergognoso che ha creato il nuovo schiavismo dei voucher, dei contratti a tempo determinato che si chiamano a tempo indeterminato, le follie semantiche, e poi ci sarà la sentenza sulla legge elettorale dal 24 gennaio in poi. Da quel giorno per me c'è una legge elettorale per andare a votare, non dobbiamo più perdere tempo in Parlamento e andare a votare il prima possibile, e spero che come al referendum gli italiani diano fiducia al Movimento 5 Stelle e signori poi ci metteremo un po' alla volta a provare a far risorgere questo paese. Se gli italiani, e decideranno loro, ci daranno la fiducia per governare questo paese, non sarà semplice, sarà un assedio, perché tutti i problemi che hanno creato negli ultimi 30 anni saranno colpa nostra e non più colpa loro, come hanno fatto con Roma, e su questo cominceremo a ricostruire un paese che è in macerie. Altrimenti, Angelo, comincia a trovare le case, che ti raggiungiamo tutti quanti. Ciao, grazie a tutti, buon Natale e buon anno. Saluto anche tutti quelli che sono qui, a parte tutte le persone che ci vogliono bene, i consiglieri comunali, i consiglieri regionali che sono qui, che sono venuti a salutarci e con cui condividiamo sempre questo momento. Auguri a tutti.